Penso che non funziona questo, giusto? No, sì. Funziona? Sì. Allora, buongiorno a tutti e apriamo questo tavolo per la trasparenza. Io volevo riservarmi, diciamo, due premesse. Una la faccio subito e una magari all'inizio proprio dei lavori. La premessa che volevo fare subito era quella di inquadrare diciamo, il modo con cui, le motivazioni per cui è stato non solo indetto questo tavolo, ma allargato a quelle che sono le problematiche legate all'inquinamento dell'area di Montello. Questo è un tavolo che è nato istituzionalmente per dare la massima trasparenza alla fase di scavi nell'invaso S0, quando la Regione Lazio finanziò gli interventi per poter andare a verificare appunto quanto emergeva la variazione dell'Enea rispetto all'eventuale ipotetica presenza di fusti legati appunto a quelle rilevazioni magnetiche nell'invaso S0. In quel delicato momento, essendo appunto l'intervento in S0 un intervento al buio che di cui non sapevamo quali sarebbero stati gli esiti, nacque l'esigenza e la necessità di creare un tavolo che consentisse di interloquire con tutti, associazioni, cittadini e quant'altro, rispetto al fornire elementi, cioè al spiegare tecnicamente che cosa si andava a fare. A fronte di quella che è la situazione che si è e si sta sviluppando nell'area del Borgo Montello, è nata l'esigenza di allargare questo tavolo alla problematica legata proprio all'inquinamento e agli interventi di bonifica che in quell'area si andranno a fare. Per cui vorrei sottolineare che il senso di questo tavolo è quello di disegnare una foto, una fotografia, cioè e spiegare tecnicamente ciò che è oggetto di confronto e di analisi e anche di decisioni nell'ambito delle varie conferenze di servizi che hanno ruotato e ruotano intorno all'inquinamento e alla bonifica dell'area di Borgo Montello, perché le conferenze di servizi non sono pubbliche, quindi la gente, le associazioni, la stampa non può partecipare, può acquisire i verbali che però non sempre danno l'idea di come si sviluppano i ragionamenti che portano poi a decisioni, e quindi l'esigenza, la necessità era proprio quella di creare un organismo che con i soggetti istituzionalmente preposti, per cui diciamo forti di una competenza e di una responsabilità rispetto a quello che dicono, e potessero illustrare e puntualizzare quella che è la situazione ad oggi. A tal proposito voglio ringraziare i soggetti istituzionalmente preposti che hanno aderito in massa e al massimo dei livelli istituzionali, e quindi l'ARPA Lazio, l'amministrazione provinciale e chiaramente i funzionari del Comune di Latina, e ripeto e sottolineo, oggi noi stiamo qui a esporre e a disegnare la fotografia di quello che ad oggi e risulta essere agli enti istituzionalmente proposti a individuare e fronteggiare situazioni di inquinamento. Per cui per dare significato e valore all'incontro, io, al di là dei saluti e delle esposizioni che adesso seguiranno, però invito veramente a sfruttare l'occasione per eventualmente catalizzare le domande, a cercare di capire con precisione qual è la situazione. Poi
le discussioni, i confronti politici, le dispute, le contrapposizioni si faranno, si sono fatte e nelle sedi opportune. Oggi è il momento per cercare di acquisire elementi per poter eventualmente poi domani portare anche avanti situazioni di contrapposizione politica o di condivisione politica rispetto a ciò che si sta cercando di fare o che si deciderà di fare. Oggi è la giornata per poter capire, acquisire elementi per poter capire qual è la situazione e a che cosa stiamo andando incontro rispetto a ciò che si è deciso di iniziare a fare. Io vi ringrazio fin da adesso per la partecipazione e passo la parola al sindaco. Buongiorno a tutti, io brevissimamente ci tenevo in particolar modo ad essere presente, portare il saluto e anche per dare una indicazione. Questo qua è un tavolo prettamente tecnico, ringrazio la provincia, la regione, l'ARPA, saluto anche i consiglieri comunali, il presidente dell'ordine dei medici, ma non voglio dimenticare qualcuno, perché noi siamo, io avevo annunciato questo tavolo nell'ultimo consiglio che abbiamo fatto, perché come amministrazione comunale siamo reduci da 3 consigli sulle tematiche dell'ambiente, 3 consigli dove tutti e 3 è emerso chiaramente la voglia, la volontà di fare una fotografia chiara, quindi ci siamo. Sono anche i titolari dei rappresentanti della Indego e dell'Ecoambiente, per fare una fotografia chiara per cercare di capire ed eventualmente come intervenire. Con l'assessore Stefanelli, l'altro giorno siamo stati anche nell'osservatorio per quanto riguarda il discorso legato alla criminalità, quindi l'osservatorio Comitato dell'Ordine Pubblico in sede prefettizia, proprio a dimostrazione per trasferirvi a voi a questo tavolo la particolare attenzione che c'è, la voglia e la volontà dell'amministrazione. L'abbiamo ribadito in un ordine del giorno firmato all'unanimità da tutte quante le forze politiche, quella di fare chiarezza, quella di mantenere alta l'attenzione, quella di monitorare e quella di capire come dobbiamo intervenire. Certo, questo qua lo possiamo fare in base alle vostre indicazioni per quanto riguarda il discorso legato alla bonifica, il discorso legato all'eventuale inquinamento, mentre per quanto riguarda altre tipologie sicuramente in virtù esclusivamente da quello che ci verrà indicato dalla magistratura su eventuali azioni che la procedura della magistratura dovesse intraprendere. Noi abbiamo anche detto il Consiglio Comunale, sempre in questo ordine del giorno, votato all'unanimità, che noi siamo anche, ci costituiremo parte civile qualora fossero accertate delle responsabilità da chi che sia e soprattutto se ci dovessero essere, per quanto riguarda gli imputati, in particolar modo questo qua è riferito alle dichiarazioni del pentito Schiavone. Ma al di là di questo, io l'ho annunciato in Consiglio Comunale, ci credo molto su questo tavolo. Questo tavolo è l'elemento fondamentale per capire inizialmente come sta la situazione, per poi adoperarci insieme per dare delle risposte alla comunità che vive adiacente agli impianti, ma soprattutto a tutta quanta la città e a tutta quanta la provincia, perché questo è un tema che non riguarda solo esclusivamente un borgo, ma riguarda la città, riguarda la provincia, riguarda l'intera regione Lazio. E questo è un dato importante. Quindi questo tavolo della trasparenza vuole essere proprio l'elemento in cui, e qua ha fatto bene l'assessore Cirilli a dire, facciamo le domande per cercare di capire nel migliore dei modi come sta realmente la situazione e quali possono essere le azioni eventuali da intraprendere. Ci sono tutti quanti
gli attori seduti al tavolo, quindi questo tavolo è altamente qualificato per dare le risposte che ognuno di noi ha in mente e che eventualmente vuole fare. Questa è la voglia, la volontà e la direzione con cui vogliamo andare su questo tavolo. Il comune di Latina è rappresentato dall'assessore civico, vedo anche la dirigente e i dipendenti dell'altro ufficio, proprio a dimostrazione che noi siamo a piena disposizione, ma come tutti quanti gli altri poi ovviamente, per la ricerca da una parte della verità, ma soprattutto per la ricerca di soluzioni. Questo è il dato più importante, anche perché l'abbiamo detto in maniera molto chiara. Per la prima volta questa amministrazione, ma di cui io dico questo intero consiglio comunale, sta facendo una politica di risposte, assumendosi responsabilità, quindi di evitare la politica dello struzzo, ma proprio per cercare di venire incontro a tutta quanta una serie di tematiche. Non ci siamo sottratti su tematiche legate all'impianto di compostaggio, legate al ciclo dei rifiuti, legato alle dichiarazioni di Schiavone. Non ci siamo sottratti, e qui ne è testimone l'assessore Stefanelli, non ci siamo sottratti nemmeno di fronte all'osservatorio regionale, dove ci è venuto a fare un quadro chiaro di tutta quanta la situazione legata alla linea, e ovviamente c'è stato anche uno spaccato legato alla situazione degli impianti. Quindi in virtù di questo io ci tenevo proprio a trasmettervi queste indicazioni, che tra l'altro con l'assessore Cirilli siamo in ottima sinergia, e quindi è a nome di tutta quanta l'amministrazione, quindi con piena delega, e soprattutto con questo tavolo vogliamo cercare, ovviamente non è esaustativo una o due sedute, ma sicuramente è esaustativo un percorso lungo, però fondamentalmente questo percorso lungo noi l'abbiamo iniziato con un chiaro indirizzo politico e oggi lo trasformiamo in realtà tecnica operativa, perché poi da quegli ordini del giorno che abbiamo fatto dobbiamo trasformarlo in realtà tecnica operativa. Qual è la realtà tecnica operativa? È questo dato. Quindi io invito tutti quanti i presenti a chiedere, per cercare di capire. Questo qua è l'obiettivo fondamentale, perché mi sono reso conto in questi tre consigli comunali che c'è una grandissima confusione, perché molti parlano a ruota libera, nemmeno conoscendo la realtà, invece altre persone molto preparate, e che bisogna trovare una sintesi. Questa sintesi si trova innanzitutto acquisendo le nozioni e poi dall'altra parte invece trasformandole in fase tecnica operativa. Quindi Fabrizio, io ti lascio al tavolo prettamente tecnico, ti confermo la piena disponibilità, e tra l'altro parificata anche, come mi fa piacere che qui ci siano consiglieri comunali, una dimostrazione che tutto quanto il consiglio segue con attenzione, e soprattutto tutto quanto il consiglio per la prima volta ha detto andiamo avanti, ma andiamo avanti nel senso della concretezza. Bene, io passerei rapidamente la parola all'assessore all'ambiente della provincia per iniziare i lavori. Sì, io sono un saluto a testimonianza dell'interesse e della collaborazione tra l'amministrazione provinciale e il comune di Latina. Salutiamo sindaco, sì. Sei impegnato, immagino, governare una comunità. Come capire la battuta, è il peggior mestiere oggi. E dicevamo, tra l'altro arriva questo tavolo in un momento importantissimo sia dal punto di vista delle vicende proprio relative a Borgo Montello, perché è in atto la conferenza dei servizi che deve approvare il progetto di bonifica delle vecchie basi,
e sia dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché è chiaro, vedo anche numerosi giornalisti in sala, che in queste ultime settimane il tema è ritornato prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa, che si è concentrata sui risultati del monitoraggio, della seconda fase del monitoraggio. E colgo l'occasione per dire che noi già da un mese con l'assessore Civilli avevamo concordato di rendere pubblici e di spiegare alla cittadinanza questi dati utilizzando questo strumento del tavolo della trasparenza, che c'era sembrato anche uno strumento migliore rispetto alla semplice pubblicazione nuda e cruda di dati e di cifre che possono essere interpretate poi da persone che non hanno magari le competenze e le conoscenze per comprenderli appieno, e quindi abbiamo ritenuto opportuno farlo in un momento in cui poteva essere presenti tutti gli enti e gli organismi che hanno competenze, varie competenze su questa materia. Questa è testimonianza che abbiamo incominciato una nuova fase, un nuovo modo di approcciare alla problematica, e tra l'altro in questo momento c'è bisogno, a mio avviso, di unità di intenti, unità politica nell'interesse della verità, che non è mai una verità di parte, quindi la verità di una parte politica. A me fa piacere che il Consiglio Comunale di Latina non si sia diviso nei giorni scorsi su questi argomenti. Tra l'altro, come ho detto anche al tavolo all'osservatorio sulla legalità, se non si mette mano al piano regionale dei rifiuti sarà difficile per noi come amministrazioni locali mettere freno a tutta una serie di iniziative che stanno venendo, si stanno sviluppando su questo territorio. Abbiamo avuto l'assicurazione in quella sede da parte di qualche consigliere regionale di maggioranza che c'è la volontà di mettere mano al piano dei rifiuti, per fare un piano dei rifiuti che sia rispettoso dei territori, che preveda solo impianti che servono a far bisogno del territorio, insomma che ci sia un nuovo modo di vedere il discorso dei rifiuti da parte della Regione Lazio. Queste sono le parole, poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci auguriamo che ci siano dei fatti concreti. Tutto qua, il mio era un semplice e brevissimo intervento, perché penso che questo tavolo serva a dare notizie tecniche, per cui avevo proposto anche all'assessore di metterci addirittura dall'altra parte, perché in questo caso anche noi siamo fruitori di questo tavolo.